perché poi il fotografo deve avere buone gambe, camminare molto, camminare, osservare, guardare. La fotografia è meditazione. Ricordati benissimo che noi oggi siamo sommersi dalle immagini e tu da quando esci la mattina alle cose applicate sulla pubblicità, su quello, della bella visione di immagine, diciamo rivisitate con il computer, le legate, però poche sono quelle che ti rimangono nella memoria, cioè che di un fotografo si riesce ad avere un'immagine che diventa icona di quella che è veramente la fotografia. Se noi immaginiamo una fotografia di guerra, di cose, subito ti sa, ce ne sono tante belle per carità, ma subito ti rimane in mente quella di Robert Capa, cioè questa capacità di sintesi, di rigore. Cioè, oggi io non accetto molto la violenza della fotografia del morto ammazzato, cosa non serve assolutamente. Anzi, ripugna da un punto di vista. Io, ad esempio, ho assistito in televisione a quelle fotografie orrende di Gheddafi suicidato, quella con il telefonino che mentre che impiccono a quello lì, come si chiamava? Saddam Hussein. Queste sono le cose che non servono. Non servono assolutamente. Basta certe volte. Se noi ritorniamo indietro in fotografia, quando non c'era neanche la fotografia del movimento, se tu ricordi quelle fotografie della guerra di secessione in America, quelle fotografie di sterminate, di cadaveri, di cose, ma viste in una maniera tale in cui veramente capisci che certe fotografie non hanno bisogno di avere commenti particolari, anche Cartier-Bresson lo dicevo, bisogna soltanto guardare le fotografie. Guardare e fotografare, non andare oltre. Ora c'è il volere a tutti i costi, diciamo, volere bigottire, dare l'illusione di fotografie particolari, e spesso si cade in fotografie inutili, piene di orpelli. Quando invece la fotografia ha bisogno di un'estrema linearità, di un racconto, di un'emozione che ti porta a vedere le cose nella giusta misura, nella giusta. Io sono legato alla fotografia che lo scatto deve essere unico, un momento, un attimo, una frazione di secondo irripetibile. E tante volte vedo fotografie messe in posa, ricostruite, e insomma la fotografia cambia, è quel momento irripetibile. Se ti scappa l'immagine, ma se prendila anche sfocata, anche mossa, ma prendila, e questo è il momento decisivo che poi diventa irripetibile. Ma se noi parliamo di fotografia come applicazione anche al quotidiano, alla vita, sai che rimane ben poco. Io vedo molto l'unica possibilità di un grande rilancio è quello del fotolibro, del libro fotografico inteso come tale. Questo potrebbe essere, ma il libro fotografico si richiede anche che non sia soltanto il libro turistico, sai, così di fotografie veloci. L'esempio lampante parte da Crocezio, Luigi Crocezio, quando con Vittorine realizzarono una conversazione in Sicilia. L'esempio lampante, l'unico esempio che parte inizialmente fra letteratura e fotografia, che ha dato un esempio non indifferente di un certo tipo di qualità. Cioè, la fotografia in questo momento ha un momento di sbandamento, sia per, diciamo, per questa evoluzione tecnologica che ha portato a conseguenze diverse, sia, diciamo,
per le possibilità di applicazione, per viverci. Un tempo il fotografo aveva il suo atelier, era il punto di incontro, si realizzavano i ritratti. Oggi con il sistema digitale tu sai benissimo che tantissima gente anche affronta i lavori così tanto per avere una documentazione provvisoria, che spesso neanche vengono stampate, rimangono nei computer. Perciò ecco, c'è un momento di sbandamento. Io lavoro molto con l'archivio mio, che è un archivio ricco. Di fatto attualmente stiamo lavorando alla sistemazione, alla catalogazione, e questo qui lo stiamo facendo all'Università di Urbino. Nella possibilità anche che questi possano entrare nel circuito europeo, di cui diciamo sono spinti a fare queste cose. Tu pensa anche l'occasione bellissima che ci può essere per un fotografo di documentare e di entrare laddove il comune fotografo non può entrare. Parlo della fotografia del matrimonio. E sai, sono storie che si possono raccontare, entrare nella casa di società diverse, di condizioni diverse. Il fotografo può raccontare e vedere al di là di quello che è il cerimoniale. Come formazione la mia è stata di bottega, di mestiere, per conoscere il mestiere, capire come da questa formazione è una specie di apprendistato a come utilizzare al meglio quello che io fotografo. Questa è la formazione. Poi sai, mi sono sempre dedicato a mi sono dedicato alle mie ricerche. In un primo momento erano gli anni, sai, delle formazioni del periodo del neorealismo, dei pittori che si muovevano in quello spazio per rifarci sempre quelle che faceva a suo tempo Guttuso, gli operai, condizioni, contadine. Cioè queste furono le prime basi di formazione mia, quasi un allenamento, anche se poi inconsciamente mi sono trovato una documentazione di un mondo che, diciamo, era epocale, perché siamo in passaggio fra gli anni, alla fine degli anni 50 e 60. Poi contemporaneamente, sai, mi sono dedicato alla fotografia antropologica con Antonino Uccello, sulla ricerca del mondo contadino, cioè soprattutto queste sono state le basi iniziali di queste cose. E poi sai, la fortuna, la possibilità di aver avuto agganci buoni, come sempre è stato con Sellerio, cioè con la casa editrice Sellerio, dove sono entrato in grande confidenza, con la scuola palermitana, che è una scuola diciamo per eccellenza, sai, dove diciamo si è formato Enzo Sellerio, dove è nato Nicola Scafidi, Ferdinando Sciami e tanti e tanti. E in questo gioco diciamo palermitano io mi sono formato in un certo modo. Il mio primo libro difatti me lo presentò, me lo pubblicò Enzo Sellerio, che è ormai un libro storico sul paesaggio degli Iblei, l'architettura rurale. Cioè è un avvicendamento continuo, una ricerca continua a ricerche nuove. Dopo il paesaggio mi sono dedicato alla ricerca sul mondo storico, sulla Contea di Monica, che ho pubblicato al suo tempo con Leonardo Sciascia. Poi di nuovo sono tornato al paesaggio con il Gesualdo Bufalino a rivedere certe cose. Cioè è una continua e costante ricerca per non fermarsi a non cercare la sigletta, perché tanti fotografi vorrebbero la sigletta. Cioè dice, questo è il mio linguaggio, e che ripetono continuamente senza aggiungere niente a quelle che sono le vere emozioni della fotografia. La fotografia è una bella fotografia quando esce fuori da quello che è il pittorialismo, così come un bel quadro è quel quadro che non diventa fotografico. Cioè la natura stessa della fotografia è la sua autenticità. Non per nulla, dopo il pittorialismo, come tu sai, dell'Ottocento, che nasce subito dopo gli anni 70-80, e nasce il pittorialismo, cioè i fotografi, specialmente quelli francesi, a imitare attraverso la fotografia l'impressionismo francese. Cioè più la fotografia tendeva a imitare un quadro, tanto più era eclatante. E fu con Weston che rivoluzionò tutto il sistema
il sistema fotografico dell'epoca, quando lui fondò il famoso gruppo F64, che stava a indicare la massima chiusura per ottenere la massima nitidezza e la massima qualità. Di fatto lui per prima si dedicò a quelle figure, esempio il cavolo tagliato in due, il peperone disteso con un nudo di donna, esempio, che imitava questa. Cioè c'è una ricerca nuova, un linguaggio nuovo a rappresentare una nuova tipologia. Per cui io trovo assurdo e incomprensibile che oggi noi possiamo ritornare al vecchio titolarismo. Su questo io non ci sto assolutamente. La fotografia è la sola, che si cerchino nuove ricerche, che si cercano nuove forme di interpretazione di stampa, perché poi anche pur essendo grandemente fotografico, però i nudi di Helmut Newton si staccano quelli di Sierf, cioè fotografo tutti e due la stessa maniera, però il concetto è completamente diverso. E questo perché non è che tutto si esaurisce, ma io quello che detesto è la ricerca fotografica a imitare la pittura. Su questo non sono assolutamente d'accordo. La fotografia ha una sua ben precisa collocazione. Questo è il punto. Per esempio, Sellerio, anche perché si muoveva, che aveva una grossa casa editrice, perché lui è un grandissimo intellettuale dell'immagine fotografica, le sue immagini possono competere con quelle di Duhano, di Cartier-Bresson, su questo non ci sono dubbi. Questo Chagall invece si è mosso su un'altra linea. In un primo tempo, con l'appoggio di Sciascia, quando pubblicò Feste religiose in Sicilia, che tu conosci, che fu un esempio lampante di un certo tipo di fotografia, che ci si rifà un pochino a quello letterario di Luigi Crocezio con Vittorini, ecco, per dare un'idea di queste cose. Poi Chagall si mosse molto anche sul reportage, e poi si dedicò anche a un certo tipo di moda, che poi lasciò andare. Il digitale accostato accanto all'analogico potevano sussistere tutte e due di pari passo, portando avanti un certo tipo di discorso. Ma siccome i mass media, ma soprattutto le grandi multinazionali, hanno interessi particolari a portare avanti un loro discorso, diciamo, commerciale. Io ti faccio un esempio: io compravo una Live o un Hasselblad con tre obiettivi, cose, spendevo 20 milioni, poniamo il caso, però questa era un'attrezzatura che ti prestava per tutta la vita. Tu, come mi hai dimostrato, una Canon che ha fatto due anni è vecchio. Ora, questo è un problema di commercializzazione. Poi è un altro errore grosso dire che la stampa digitale lo può fare chiunque. Non è vero. La stampa digitale, quelli che sanno stampare bene, si possono contare sulle punte della dita. Si richiede una grande professionalità. Proprio ieri sera parlavamo con questa docente di questo fatto. Dice, si possono contare sulle punte di... C'è stata una falsificazione delle cose. Perché quando tu presenti una stampa digitale stampata da cane, ci fai una brutta figura. Così come anche, per carità, anche con la stampa analogica fai delle brutte figure, però il processo chimico ti consente di creare una copia che diventa anche un unicum. Era così molto bello il Polaroid, ti ricordi? Io a suo tempo al SICOF, a suo tempo a Milano, io le macchine in grande formato che potevo tirare il 912 e il Polaroid, ma erano delle cose deliziose, un pezzo unico che ti restava. Ma quando si facevano, io arrivai a vedere e a provare di mia presenza con le stampe, con il Polaroid, il 40-50, una cosa impressionante, era una cosa di una bellezza unica, il 18-24, questo qui è scomparso, perché non c'è motivo più di col digitale, solo che non è la stessa cosa, così come non è la stessa cosa il diapositivo, perché quando tu stampi fuori un diapositivo con la Bebbia o con quello che era il Kodachrome, era una cosa insostituibile. Io ricordo l'Etna di 100 anni fa, io ho visto le fotografie di Sellerio, di Santa Maria di Licodia, anche qui di Paternò, fatte da Sellerio negli anni 50, negli anni 50, sono una poesia, sono. Per la freschezza delle immagini, così come sono ottenute. Il galoppare del tempo, l'evoluzione del tempo è come se in 10 anni fossero passate, in 100 anni
è talmente veloce che non c'è il tempo di seguire la culturazione delle nuove frontiere. Questo è quello che